gli agricoltori hanno cambiato metodo, hanno speso, investito, hanno cambiato metodo. Per quale motivo quei signori lì non vogliono cambiare metodo? C'è più conveniente fare quel lavoro lì? No, a me ne passa, venga. Se la cosa fa male, al diesel no. Mega mi mo ma, al diesel no. Può un piccolo gruppo di cittadini opporsi a un grande colosso industriale? È quello che è successo nella storia che vi vogliamo raccontare. Un gruppo di cittadini ha vinto la prima battaglia, è riuscito a farlo nonostante la mancanza di collaborazione da parte delle strutture istituzionali preposte. Lo ha fatto chiedendo sempre solo il rispetto della legalità, senza mai avere pregiudizi o preconcetti nei confronti di un processo produttivo. Quello che segue è la vicenda dell'impianto biomasse in Alca, ricostruita in ordine cronologico. L'11 luglio 2011 la provincia di Modena riceve dalla ditta in Alca il progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento carcasse animali di categoria 1, al fine di ricavarne un artefatto di grasso da utilizzare in due motori endotermici, ricavandone energia elettrica. Il progetto prevedeva una raccolta di materiale di categoria 1, che è il peggiore in assoluto nel mondo veterinario, come sottoprodotto di origine animale da macellazione, e la triturazione, macinazione, bollitura e poi dopo la centrifugazione, la formazione di grassi e ciccioli che vanno poi a finire in un camino, in due motori che poi emetterà questi vapori per 24 ore al giorno, per 365 giorni anno. E questo è stato il momento nel quale si è cominciato a pensare alla diossina, agli idrocarburi policiclici aromatici, si è cominciato a pensare all'anidride solforosa e a tutti gli inquinanti che possono essere emessi da un camino. Il materiale categoria 1 fa parte di quella suddivisione che l'Europa ha dato con i vari regolamenti 1774, il 1069, il 142, che sono regolamenti sanitari europei ormai, di cui facciamo parte anche noi e che dobbiamo attentamente rispettare. E il mondo dei sottoprodotti animali viene diviso in 1, 2, 3. L'1 è il peggiore in assoluto perché contempla animali morti, animali da circo, contempla animali d'affezione, contempla vede la presenza di materiale transfrontaliero, scarti transfrontalieri sequestrati, vede la presenza del contenuto che si chiama materiale specifico a rischio, che è il materiale che viene estratto in sede di macellazione sospetto BSE, che è la famosa mucca pazza, che la legge europea prevede l'incenerimento con elevatissime temperature. La normativa vigente indica che i sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in due gruppi, quelli di categoria 3 composti da scarti derivanti dalla lavorazione delle carni che sono considerati a basso rischio infettivo e sottoprodotti di categoria 1 identificabili nelle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione ed in tutte quelle parti anatomiche ritenute infettive, che vanno quindi trattate in maniera differente. La categoria 3 è utilizzata per ricavarne grasso fuso e farine animali, mentre quella di categoria 1 deve essere obbligatoriamente eliminata in quanto ritenuta rifiuto speciale. Un piano d'azione contro le frodi alimentari. La risposta del ministro all'agricoltura tedesco Ilse Aigner allo scandalo diossina. Il testo mira a introdurre controlli più rigidi nel settore alimentare. I produttori dovranno inviare alle autorità competenti i test eseguiti in laboratori privati. La produzione di grassi animali dovrà essere separata da quella di oli industriali e i produttori di mangimi dovranno avere una licenza oltre che specificare la lista delle materie prime. Questo è il materiale in esame in questo progetto. Comunque questo impianto gli consentirà di far andare gran parte di tutte quelle celle frigorifere che loro hanno. Comunque gli serve avere questo impianto soprattutto per questa ragione, perché altrimenti non hanno sufficientemente energia per far andare tutti gli impianti frigoriferi. Emerge una cosa lampante, che la
l'EFSA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare con sede a Parma, ma è agenzia europea, fa uno studio di 3 anni, 2009, 2010, 2011, nella quale analizza 3 procedimenti. Questi procedimenti sono procedimenti richieste di aziende private che vogliono trattare categoria 1. Li boccia tutti e 3 dicendo che non è possibile neanche, non ammette neanche 200 gradi, 9 bar di pressione, in quanto dice è materiale troppo pericoloso. Sappiamo, abbiamo capito che probabilmente il materiale prionico, che è quello della BSE, contenuto all'interno del materiale trattato, è un materiale che con questi trattamenti di sicuro si riduce, ma non siamo sicuri, quindi praticamente prevale un senso di precauzione. In realtà la categoria 1, grazie alla norma sanitaria europea 749 del 29 luglio 2011, viene esclusa dalle biomasse fonti rinnovabili. La semplice applicazione da parte della provincia della nuova normativa europea avrebbe di fatto impedito il proseguo dell'iter burocratico, invalidando il progetto ad un mese dalla presentazione. La mancanza di un parere sanitario, invece, ha allungato i tempi con elevati costi a carico degli enti e delle strutture coinvolte fino al 22 maggio 2012. La prima cosa, dopo aver studiato, abbiamo chiesto, è giusta la nostra interpretazione, e l'abbiamo chiesto a chi? Alle ASL del territorio, quelle nelle quali insiste il macello stesso, l'abbiamo chiesto alle ASL di Modena, al responsabile dei servizi veterinari, Dipartimento Veterinario dei Sottoprodotti di Origine Animale di Bologna, quindi della Regione Emilia-Romagna, l'abbiamo chiesto al Ministero della Salute. Purtroppo, questo è da constatare, non abbiamo mai avuto una risposta, se non una risposta formale di poche righe dall'ASL Modena, nella quale si rimanda alle leggi vigenti, ma non abbiamo mai avuto una risposta nella quale noi invece eravamo estremamente chiari e precisi nel chiedere: il regolamento 749 ha modificato il regolamento 2011, è giusta la nostra interpretazione che è escluso il categoria 1 dalle fonti rinnovabili? Tuttavia il regolamento 749, che ha modificato il regolamento precedente, dice che in pratica, adesso tutti leggerlo tutto, ma dice: il processo catalitico a più fasi deve essere pertanto autorizzato per i grassi fusi derivanti dai materiali di categoria 2 e 3 e restinto per i grassi fusi derivanti dai materiali di categoria 1. Cioè il materiale di categoria 1 deve essere trattato con temperature molto elevate, si parla di trattamenti caldari, produzione di biodiesel, però sono trattamenti che sono costosi, quindi per poterlo utilizzare vantaggiosamente bisognerebbe, come vuole fare l'INALCA, utilizzare trattamenti meno costosi con applicazioni di temperature inferiori alla temperatura della caldaia. All'inizio di novembre il Movimento 5 Stelle viene a conoscenza dell'esistenza del progetto. Chiede immediatamente al sindaco di Castelvetro di indire pubblica assemblea per spiegare alla cittadinanza l'eventuale impatto che l'impianto avrebbe avuto sul territorio, sull'aria, la vivibilità e la salute. Al secondo diniego, un gruppo di attivisti organizza in pochi giorni un incontro con la cittadinanza. Di fatto, a novembre, la cittadinanza era ancora completamente all'oscuro e addirittura stavano per scadere i termini entro cui presentare eventuali osservazioni sul progetto alla provincia. Il 30 novembre 2011 a Castelnuovo Rangone si tiene la prima assemblea alla quale a sorpresa partecipa anche l'azienda INALCA. In una sala affollatissima con un pubblico attento e dubbioso è iniziato il vero percorso partecipativo ed è partito il confronto. Prima un attivista del Movimento 5 Stelle ha cercato di spiegare il progetto, poi i tecnici in Alca hanno dato le loro motivazioni sulla necessità di avere un impianto di questo tipo e i cittadini, per la prima volta dopo 5 mesi, hanno potuto esprimere le loro perplessità. Le ragioni dell'azienda erano soprattutto basate sul fabbisogno energetico e i dubbi dei partecipanti riguardavano le emissioni in atmosfera e la conseguenza sulla salute e i prodotti tipici coltivati nelle zone circostanti. La serata si è conclusa con una netta divergenza di opinioni fra i cittadini e la ditta. E quello che ci siamo sbalorditi tutti noi associati, possiamo dire, è che noi viviamo praticamente 2 riunioni a sera in comune a Castelvetro e non ci è stato comunicato niente. L'impatto sul territorio era
era a nostro avviso devastante, in quanto era un camino inizialmente, quello poi bocciato il 22 maggio dalla provincia, alto 15 metri, la raccolta di 84 tonnellate al giorno di scarti di categoria 1 provenienti sia da Ospedaletto Lodigiano, che dove c'è l'altro stabilimento dell'azienda, e sia internamente dall'azienda in A, che dagli allevamenti dei macelli ad essa collegati. Queste 84 tonnellate andavano a portare un 31.000 tonnellate anno con 16 silos che venivano montati con farine calde e grassi mantenuti a 60-70 gradi e una ciminiera alta 15-16 metri con una bocca di 1,5 metri con vapori di 150 gradi in uscita che andavano 24 ore su 24, con delle emissioni che avevamo calcolato che erano enormemente imponenti. Questo inserito in un territorio come il nostro, nel quale noi abbiamo la presenza delle nostre vigne, nelle quali abbiamo il nostro Graspa Rossa tutelato da marchi di prestigio, inserito a fianco di strutture di allevamento nelle quali produciamo un parmigiano reggiano che è il nostro vanto, nel quale abbiamo l'aceto balsamico, nel quale abbiamo le ciliegie di vignola, perché abbiamo campi pieni anche di ciliegie di vignola. Insomma, abbiamo una realtà produttiva tipica estremamente importante che è la nostra, diciamo, è il nostro cuore. Questa divergenza ha di fatto dato il via alla volontà di unirsi in comitato. Noi siamo di Castelvetro, facciamo questo prodotto che è eccezionale, Graspa Rossa, unico in Italia ed unico soprattutto nel mondo, non di meno valore del Barolo e di qualsiasi altro uvaggio così importante. Io non vedo la necessità, insomma, di inquinare ancora questa nostra terra. La nostra azienda ha iniziato a coltivare lattughe circa da 15 anni sui terreni prima di Spilamberto, ora anche di Castelnuovo, comunque nelle zone attigue allo stabilimento dell'Inalca, e che sono a una vocazionalità di prodotti diversi, quindi parmigiano, il vino eccetera, però si ottiene in queste zone per il particolare clima un prodotto di alta qualità. Non sapevamo nulla dell'intervento che avrebbe del progetto di Inalca su questo territorio. Ne siamo venuti a conoscenza perché abbiamo trovato dei volantini del comitato che era nato contro, diciamo, la realizzazione dell'inceneritore dell'Inalca. Ci siamo informati, abbiamo partecipato alle riunioni e abbiamo capito che era una cosa ad alto impatto per questo territorio, cioè totalmente pericolosa per gli abitanti e anche per noi, comunque, che coltiviamo dei prodotti a foglia che quindi avrebbero praticamente fatto da ricettori per tutto quello che poi dall'aria, tramite la pioggia o comunque la rugiada del mattino, sarebbe caduto sopra le foglie, e quindi qualsiasi prodotto inquinante che va a peggiorare la situazione dell'aria peggiora comunque la qualità del prodotto. Prodotto parmigiano reggiano, c'è il sacrificio per il mio conto, circo chiuso, faccio formaggi, caciotte, ricotta, insomma tutti. E mi dispiacerebbe, dopo tutti questi anni di sacrifici per arrivare a questo livello, che andasse tutto a monte. Io chiedo solo che facciano le cose fatte come si deve. Il Comitato No Impianto Biomasse in Alca si costituisce il 16 dicembre 2011 e inizia la sua opposizione coinvolgendo sempre di più i cittadini, avvalendosi dell'aiuto di un veterinario per la competenza sanitaria e di un fisico per lo studio delle emissioni. Le iniziative sono state molteplici, dall'organizzazione di altre assemblee alla raccolta fondi attraverso cene e biciclettate. I tecnici, nel frattempo, studiavano le carte e le varie leggi e normative in modo approfondito, potendo così presentare vari blocchi di osservazioni. Al momento le firme raccolte del comitato sono più di 5.009. La meraviglia di internet che ci ha permesso in questo modo di
di andare a entrare direttamente in tutte le varie delibere, leggi o non leggi che sono presenti sul territorio italiano e europeo, e questo ha fatto sì che si è cominciato a strutturare un comitato con degli esperti, di cui io coprivo il ruolo del veterinario, un altro aveva un compito fisico per lo studio dell'energia prodotta e emessa, e l'altro invece c'era con noi uno studioso di nanoparticelle. Mi ha colpito appunto l'importanza del lavoro svolto dal Comitato, che in un periodo molto breve è riuscito a mettere in campo delle iniziative molto importanti, di tre tipi. Innanzitutto aveva una capacità di richiamare l'attenzione della cittadinanza, dei residenti di questo territorio, la confluenza tra Castelvetro, Castelnuovo e Spilamberto, su un progetto che avrebbe impattato in modo pesante sul territorio. Ecco. Una seconda funzione importante è stata una funzione di attenzione invece delle istituzioni, nei confronti delle istituzioni. Alle istituzioni il Comitato ha detto, con la sua mobilitazione, con la sua raccolta di firme, più di 5.000 firme raccolte, ha detto: attenzione, stiamo guardando quello che voi state facendo, il modo in cui state gestendo questo procedimento. Ma c'è stata anche una terza funzione che il Comitato ha svolto, è stata quella di produrre degli argomenti. Il Comitato ha mobilitato i propri esperti che hanno analizzato il problema e hanno acquisito una conoscenza tecnica importante, ecco, che poi è stata tradotta in osservazioni, che ha messo in luce il fatto che c'erano delle cose che non potevano essere fatte, che il progetto aveva delle caratteristiche che era contrastante alle norme sulla materia. Il lavoro egregio che ha fatto il Comitato, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista di coinvolgimento dei cittadini, è un lavoro suppletivo che avrebbero dovuto fare le istituzioni. I partiti che reggono queste amministrazioni sono stati latitanti, non hanno mai partecipato attivamente a formare un'opinione e soprattutto non hanno partecipato a individuare percorsi scientifici che potessero tranquillizzare i cittadini. Il 2 febbraio 2012 la provincia di Modena riapre i termini di presentazione delle osservazioni per dare la possibilità anche al comune di Castelnuovo Rangone di studiare il progetto ed esprimere il proprio parere nella conferenza di servizi. Questa proroga è stata importante perché ha dato tempo anche al Comitato di analizzare dettagliatamente il progetto e continuare a chiedere alle varie amministrazioni di prendere posizione a tutela della salute dei cittadini. Il 21 febbraio il Comune di Castelvetro organizza una commissione consiliare aperta al pubblico che comunque non ha diritto di parola. Il 3 maggio 2012 l'assessore provinciale Vaccari annuncia ai giornali la bocciatura del progetto, che avviene realmente 19 giorni dopo, cioè il 22 maggio 2012. Sembrava così cessare con un'enorme vittoria il lavoro del Comitato. Il giorno dopo, invece, il progetto è stato ripresentato, scorporato della parte relativa alla cogenerazione per la produzione di energia elettrica. Alla fine, diciamo, di questa serie di incontri, di percorsi, di valutazioni, eccetera, la provincia si è trovata nella necessità di dover creare una forma di stop a questo progetto complessivo, che poi è stato in un secondo momento ripresentato sotto forma esclusivamente della parte di rendering che era il primo stadio del progetto iniziale. Si continuava quindi a parlare di macinazione carcasse animali di categoria 1, ma senza alcun ricavo energetico, in contrapposizione a quanto la stessa ditta affermava in tutti i dibattiti iniziali.
I tre comuni coinvolti, Castelvetro, Castelnuovo Rangone e Spilamberto, sono di nuovo chiamati ad esprimere una valutazione. Lei dice giustamente che l'approvazione spetta alla provincia, ma di fronte a un impianto che avrà un impatto così pesante sul territorio, sulla qualità della vita, sulla qualità dell'ambiente, cosa impedisce al comune di prendere una posizione chiara e netta contro questo impianto, al di là del fatto che la situazione burocratica aspetti alla provincia più di volte dal comune? Questo non viene da nessuno, è una precisa scelta di campo. Che ha dato su la negatività della parte dell'impianto che presentava problemi sanitari, che è quella di produzione di energia attraverso i grassi di provenienza animale categoria 1, era, è e rimane, pur con le motivazioni che abbiamo detto ufficializzato, negativo. La questione adesso è che parliamo di una cosa completamente diversa, parliamo del rendering, il cosiddetto impianto rendering. Il cosiddetto impianto rendering è un impianto a tecnologia ampiamente conosciuta, presente sul nostro territorio, verso il territorio nazionale, che presenta problematiche non di natura sanitaria, ma presenta problematiche di natura o d'origine, ma in una zona come la nostra dove già i problemi d'origine sono, ci stiamo lavorando, sono forti, eccetera, non valeva la pena, eccetera. Allora, l'impianto, che la parte dell'impianto che viene autorizzata, noi come Castelnuovo Rangone abbiamo posto due questioni fondamentali. Una, che la conferenza le ha accettate, una che l'impianto non fosse un impianto che sta sul mercato, ma che fosse di completamento del ciclo produttivo del gruppo, quindi con materiale solo derivante dal gruppo, perché se è un impianto che sta sul mercato doveva andare da un'altra parte, non dove c'è lo stabilimento, una parte quindi meno problematica. Due, le prescrizioni tecniche fatte dall'ARPA nella conferenza della pianificazione provinciale, conferenza dei servizi provinciali, che ARPA ha dimostrato nel progetto Gori che stiamo portando avanti in Castelnuovo di avere competenze tecniche molto forti, ha fatto una serie di prescrizioni che sono l'utilizzo delle aree nelle camere di combustione dei motori per la produzione di energia attraverso il gas, il metano, come avviene già, che sulla carta sono estremamente efficaci, hanno dimostrato di essere estremamente efficaci. Quindi diciamo che sulla base dell'autorizzazione data anche la questione odori dovrebbe in un qualche modo essere all'interno di un percorso di sostenibilità. È ovvio che bisognerà vedere il progetto che presenta concretamente l'INALCA da questo punto di vista rispetto alle prescrizioni che gli sono state date. Pochi giorni dopo, il Consiglio Comunale di Castelvetro delibera una deroga alla legge Galasso che permette alla ditta INALCA di costruire l'impianto macinazione carcasse animali di categoria 1. Il sindaco di Spilamberto, in Consiglio Comunale, si rifiuta nuovamente di prendere una netta posizione e il Comune di Castelnuovo Rangone ritira le proprie osservazioni che riguardavano solo le emissioni. Il 18 giugno la provincia approva il nuovo progetto senza dare la possibilità di effettuare osservazioni. Mi sono occupato un po' del costo ambientale. Il costo ambientale era conteggiato in svariati metri cubi al giorno, parecchi metri cubi al giorno di consumo idrico, di acqua sotterranea. Vale la pena ricordare alcune cifre. La nostra regione, stando alla documentazione ufficiale che è pubblicata sul piano di tutela delle acque della regione Emilia Romagna, è il deficit per quanto concerne le acque sotterranee a misura di circa 24 milioni di metri cubi che vengono a mancare. A settembre 2012 il Comitato No Impianto Biomassa INALCA si rivolge al TAR opponendosi all'approvazione della provincia del 18 giugno 2012. Vari cittadini, in forma privata, si sono rivolti ai tribunali amministrativi e alle varie procure. La battaglia continua. Gli agricoltori hanno cambiato metodo, hanno speso, investito, hanno cambiato metodo. Per quale motivo quei signori lì non vogliono cambiare metodo? C'è più conveniente fare quel lavoro lì? No, a me ne passa, a me no. Se la cosa fa male, al diesel no. Mega mi mo ma al diesel no.